La Biblioteca Riccardiana di Firenze, all'interno di Palazzo Medici Riccardi, ha organizzato l'esposizione che resterà aperta fino al 18 maggio tra Sapienza e Bellezza, mostra che rende conto di 10 anni di restauri delle sale monumentali costruite dai marchesi Riccardi nel corso dell'ampliamento del palazzo acquistato dai Medici nel 1659. È un restauro importante perché è durato praticamente 10 anni, anche se ovviamente a intervalli di tempo dovuti, lo devo dire, a problemi di soldi. Però ha portato alla luce la storia recente della biblioteca, perché in realtà quello che noi si conosceva molto bene era la storia antica, quella dell'inizio del palazzo, dell'inizio delle collezioni e così via. Ma la storia recente, cioè quella a partire dagli anni 50-40 del Novecento, è quella che è rimasta più in ombra. Tra Sapienza e Bellezza presenta al pubblico le vicende di risultati del restauro che ha interessato l'affresco dei fratelli Nasini, gli stucchi della volta dell'attuale sala di direzione e soprattutto le scaffalature storiche dei secoli XVII e XVIII volute proprio dai Riccardi e che hanno riacquistato l'antico splendore. Nell'itinerario espositivo, che si snoda sia nelle vetrine della sala delle esposizioni che in due delle sale museali di Palazzo Medici Riccardi, saranno mostrati al pubblico manoscritti e documenti relativi alla storia della famiglia e della sontuosa dimora.